questo nuovo video. Oggi continuiamo la nostra serie How to Canada, credo, più o meno, non so, perché l'altro video è stato proprio una nebbia totale del mio discorso su cose. Bene, allora, come avevo già detto nell'altro video, mi hanno chiesto alcune persone di parlare di come di come lavorare e studiare, nel senso che l'ho già detto nell'altro video forse, ma lo ripeto magari anche qua. Decisamente lavorare e studiare in Canada mi è stato molto molto più facile, proprio per la mia sanità mentale e anche per l'organizzazione che c'è all'università, l'organizzazione che c'è al lavoro, quindi è stato decisamente più facile rispetto all'Italia, dove la gente se ne fregava che tu avessi un lavoro e ti dicevano ma so questi che sono cazzi tuoi, mentre qua in Canada la gente sa, da per scontato, che tu essendo studente tu abbia un lavoro da studente. Quindi diciamo che lavorare qua in Canada è stato, non dico bello perché non è che ho lavorato in un posto bellissimo, però è stato appagante, nel senso che riuscivo a mantenermi da sola, era la prima volta che vivevo fuori casa, che avevo un affitto, che dovevo occuparmi della mia persona. Quindi oggi parlerò un po' delle spese che dovevo affrontare come studente in Canada. Bene, allora, prima di tutto, se mi seguite dagli inizi, ma anche se non lo fate, sapete anche, a meno che non viviate sulla luna, sapete che le università in Canada costano tanto. Bene, io quando sono partita per il Canada, ovviamente tu devi dimostrare di avere il budget per mantenerti in Canada, e ovviamente all'inizio sono stati i miei ad aiutarmi per l'università. Poi io dopo due trimestri, cioè il terzo trimestre, ovvero alla fine del primo anno, sono riuscita ad ottenere una borsa di studio e sono riuscita a pagarmi l'ultima parte dei miei studi. Però all'inizio erano i miei che pagavano l'università e quando non avevo ancora un lavoro, perché ci ho messo comunque un paio di mesi a trovare lavoro, loro mi pagavano le mie cose, ovviamente con un certo limite, nel senso che io sono sempre, siccome ho sempre lavorato quando ero tipo all'università in Italia, non chiedevo mai soldi per le mie cacate, nel senso che finché erano cose utili del tipo mamma mi serve l'abbonamento, vabbè, però dopo che lavoravo non ho mai chiesto soldi tipo per le mie cose, tipo abbonamenti, vestiti, stupidaggini, sushi all you can eat con Caterina, ecco. Quindi anche qua, quando ero in Canada, non volevo mai chiedere soldi che non fossero proprio il stretto necessario, tipo la spesa e l'affitto principalmente. Quindi quando ho avuto un lavoro, giustamente, prima di tutto quando hai il lavoro c'è la tua dipendenza, quindi vai, tipo, hai la paga. Prima di tutto qua, l'ho già detto in un video sul lavoro, sei pagato ogni due settimane. Questa cosa è bellissima, perché essere pagati ogni due settimane, cioè, non rischi di arrivare, tipo, fino all'ultimo centesimo e dire, oh mio Dio, morirò di fame l'ultima settimana del mese. E quindi questa cosa è, prima di tutto, cioè, quindi quando tu hai un lavoro sei indipendente e puoi andare a comprare le cacate che vuoi, tipo anche a fare la spesa, tu vai, cioè quando è wild questo pensiero che tu vai nel supermercato e ti puoi comprare tutto quello che vuoi, magari non il caviale, l'aragosta, però tutto quello che vuoi. E niente, quindi questa cosa è stata molto wild, ne ho approfittato un po' troppo del tipo che compravo Oreo e patatine, così, però no, cioè avere un lavoro qua in Canada vi servirà assolutamente, a meno che ovviamente voi siete super ricchi e che i vostri genitori vi può mantenere tutto per tutto, in quel caso vi invidio, cerchiamo di essere amici, e quindi è molto utile, quindi io mi sono riuscita a mantenere con un part time. Io lavoravo part time, l'ho già detto nel video sul lavoro, magari ve lo lascio linkato così sapete un po' di cose, che qua in Canada c'è un minimo, un salario minimo che devi essere pagato per forza. Se tu non hai esperienza, sei pagata al salario minimo, se hai un minimo di esperienza in quel campo, ti danno un po' più di soldi. Poi se lavorate tipo in quei posti dove magari c'hai tipo una commissione sulle cose, oppure se lavorate come cameriera c'hai tipo le mance, eccetera eccetera, quelli sono altri discorsi. Bene, io lavoravo una cosa come 25 ore settimanali, poi il secondo anno di università, che è stato principalmente l'anno in cui io ho dovuto fare la tesi, ho lavorato anche full time, è stato terribile perché quel posto mi dava la nausea, quindi no, però io con 25 ore settimanali mi riuscivo a mantenere
Benissimo, io pagavo l'affitto, contate che io non vivevo a Montreal però, ok? Io vivevo a Sherbrooke, per chi non mi segue, magari per chi mi segue dice, oh, sta qua dice sempre le stesse cose. Io vivevo a Sherbrooke, era una città abbastanza piccolina, ma che è una città dove c'è l'università, che è considerata praticamente una delle migliori del Quebec, quindi se venite in Quebec io ve la consiglio tantissimo, mi sono trovata benissimo. Cosa volevo dire? Mi sono dimenticata le cose. Che vivevo in una città abbastanza piccolina, non pagavo gli autobus perché era incluso, diciamo, nelle tasse universitarie, ed era una città piccolina dove in realtà c'era solo l'autobus, non è che c'avevi la metro o robe. Quindi io pagavo l'affitto, io ho vissuto con più persone, ovviamente, non ho mai vissuto da sola. Magari se voi volete vivere da soli, potrebbe costare di più. Se volete andare in residenza, non ve lo consiglio assolutamente perché costa tanto, costa troppo e non ci avete tipo chissà che servizio. Quindi io ho vissuto tipo con più coinquilini, dove io pagavo solo l'affitto, cioè nell'affitto era incluso tutto, ma è normale nelle città piccole che ci sia tutto incluso, mentre qua a Montreal non è incluso un cazzo di niente. Quindi principalmente quanto pagavo? Io pagavo al mese una cosa come 325 dollari, che siamo tipo a 220 euro neanche, tutto incluso. E avevo la mia stanza, c'era un bagno grandissimo, ho cambiato due case io però ho sempre avuto una bella stanza, una bella casa, vivevo anche vicino all'università, quindi meglio di così. Poi appunto l'autobus lo prendevo sempre ma non lo pagavo essendo studente e per la spesa, allora per la spesa qua c'è un fattore a parte che va spiegato, io ho già fatto un video sulla spesa, va bene, che vi lascio linkato qua sotto e vedrete un po' come sono i supermercati in Canada, ma quel supermercato in quel video è il supermercato dei poracci. Io sono andata per un sacco di tempo nel supermercato dei poracci, quindi diciamo che io quando sono stato studente non è che mangiavo caviale e aragoste, tanti prodotti italiani costano tanto, quindi ogni tanto mia madre mi salvava, che mi mandava il pacco dell'Italia, io ero tipo, oh my god, adesso non lo fa più, perché dice che sono grande e che non ho bisogno più di niente, cattiva. Quindi non compravo chissà che, però diciamo che forse a livello di spesa alcune cose qua costano di più, tipo per esempio i formaggi, scordate, vabbè che io non sono amante dei formaggi, sono pure intollerante, ma dettagli costano tantissimo. Dimentichiamoci gli affettati. Qua a Montreal però ho trovato un supermercato italiano che vende un sacco di prodotti italiani, tra cui anche gli affettati. Ed è stato il giorno più bello della mia vita quando ho scoperto questa cosa. Bene. Quindi, mentre a Sherbrooke compravo principalmente cose che potevo cucinare, più o meno. Quando ero studente, prima di conoscere lui, mangiavo veramente malissimo. Perché sono pigra, se io sono da sola sono pigra. Quindi, dopo che ho conosciuto lui, siccome ci vediamo abbastanza sempre, ero costretta a cucinare, eravamo costrette a mangiare, cioè almeno più che altro io ero costretta per ste robe. Quindi ho iniziato a mangiare molto meglio quando ho iniziato a vivere con lui, ma anche quando l'ho conosciuto, quindi magari andavo a mangiare da lui, lui veniva a mangiare da me, eccetera, eccetera. Quindi per la spesa, diciamo che in media io faccio la spesa ogni settimana, tuttora lo faccio, ogni settimana io faccio la spesa, non sono tipo che mi compro 70.000 cose. Qua c'è il Costco che quando hai una famiglia sicuramente puoi andare a comprarti 7 mucche da mettere in frigo, ma qua per adesso non lo facciamo, siamo solo in due. E quindi spendevo forse su 50-60 dollari a settimana, ma fate conto che compravo le cose proprio indispensabili, tipo latte, cereali, verdure, frutta, eccetera, eccetera. Però non, cioè, non era male, cioè alla fine tipo, no, no, prima di conoscere lui non è che io uscissi tantissimo, non è che andavo a spendere tanti soldi in takeaway, all'università quasi non mangiavo quasi mai perché avevo sempre degli orari abbastanza decenti con l'università, quindi tornavo a casa a mangiare, ho vissuto tantissimo di pasta e tonno. E grazie mamma e pasta al pesto. Mia madre mi mandava ogni tanto tipo anche pan di stelle. Quanto mi mancano i pan di stelle. Bene.
bene. No, in realtà ce li hanno, ce li ha col negozio italiano. Vabbè, andrò a comprarli. E niente, quindi diciamo che le mie spese principalmente erano queste. Poi magari ogni tanto capitava che mi compravo caccate, tipo le mie cose di bellezza, i vestiti, magari se mi sono servite tipo le scarpe invernali dopo il secondo inverno che ho fatto qua in Canada, ho dovuto cambiare le scarpe che si sono rivelate delle merde. Quest'anno ho comprato finalmente le Dr. Martens col pelo. Oh mio Dio, sono innamorata. Sì, è possibile innamorarsi di un paio di scarpe? Sì. E quelle sono le Dr. Martens col pelo. Bene, quindi diciamo che le mie spese principalmente erano queste. Non è che io facessi granché della mia vita per spendere soldi, per avere bisogno di più soldi. Adesso, magari sì, perché comunque siamo in due, cerchiamo di mangiare anche un po' meglio. Siamo a Montreal, quindi alcune cose costano di più. Abbiamo una macchina, l'affitto costa molto di più, paghiamo le bollette. E niente, ah sì, un'altra spesa era il mio telefono. Come già detto, qua in Canada il telefono costa tanto, io pago $56 al mese, tuttora, che sono una cosa come 40 euro. Poi vedo la gente con Iliad a 6,90 euro, che hanno 70 giga, ma a cagare. E niente, quindi queste principalmente erano le mie spese da universitario fallito. Ah sì, i libri universitari, ah Gesù Cristo, mi ero dimenticata di questa cosa. I libri all'università qua in Canada mi sono costati 5 rene e mezzo. Io ho fatto 3 trimestri di lezioni e poi ho fatto 2 trimestri di tesi, perché io ho finito la mia magistrale un anno e mezzo perché sono psicopatica. Quindi se volete il video sulla tesi, sull'università, sono nel... Sono nella cartella Italy vs. Canada, magari vi lascio linkato qua sopra lì entrambi. I libri dell'università mi sono costati tantissimi, ho avuto tre trimestri da studio, ho comprato una cosa come 2 o 3 libri a trimestre e un libro mi costava una cosa come $200! Gesù, aiuto! E niente, quindi quelle forse sono state le mie spese più grosse che abbia fatto. Poi ovviamente non è che io comprassi quaderni, robe, perché facevamo tutto al computer, quindi sì, non è che io comprassi queste cose, nonostante io mi piace, però qua esiste il Dollarama ti salva il culo per cose tipo cartoleria, cose per la scuola, per qualsiasi cosa in realtà, il Dollarama è tipo un magico posto. E niente, quindi questo è tutto, spero che questo video non sia stato anche questo un balbettare continuo di cose. Noi ci vediamo al prossimo video. Se avete domande, se avete richieste di video, fatemelo sapere. Ma che cos'era sta roba? Vabbè. Fatemelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!